beni comuni, ai trasporti, alla depressione delle condizioni di vita e di lavoro, basti pensare al caso della Grecia, alla ripresa delle divergenze fra paesi e fra diverse aree economiche all'interno della stessa Unione Europea, e ci ha costretto alla competizione a ribasso sui diritti nel lavoro e sul dumping salariale. Rispetto a organismi non diretti e decisi dai cittadini come la Commissione e il Consiglio, insieme a questo squilibrio dell'architettura, tutto questo ha favorito l'emergere di egoismi nazionali, la chiusura verso qualunque forma di solidarietà, e lo stiamo vedendo in questi giorni con il caso dei migranti, che grida vendetta e chiama la vergogna dell'Europa rispetto alle vite umane che ha cambiare in profondità. Per questo noi pensiamo che semplicemente dire, ripetere lo slogan più Europa non basta più. Dobbiamo dire sì, c'è un'Europa sociale, perché l'Europa che abbiamo sperimentato in questi anni è un'Europa che non paga, è un'Europa che è destinata, diciamo, a perpetuare il proprio fallimento. Serve un'Europa del lavoro e dei cittadini, serve un'Europa in grado di chiudere la distanza che in questi anni si è creata tra le persone normali, i cittadini, i lavoratori, i giovani, i pensionati, e una elite brussellese rinchiusa nella sua bolla che sembra impermeabile a ciò che concretamente avviene nella vita e nel lavoro di tutti i giorni dell'Unione. Le esigenze nuove del XXI secolo e delle grandi trasformazioni che le nostre società stanno vivendo. Trasformazioni, grandi trasformazioni, che da Industria 4.0. Dimmi, ok. Pino Gesmundo, segretario regionale della CGIL. Come mai Bari? Come mai Bari? Fanno Bari, direi. Congresso nazionale della CGIL. Perché siamo nel Mezzogiorno, un territorio che non si arrende, attenzione al Mezzogiorno e alla Puglia, e quindi una punta d'orgoglio, perché pensiamo di avere le potenzialità per mettere al centro della discussione delle politiche di sviluppo del Paese il Mezzogiorno. Possiamo fare da Bari perché c'è un'attenzione particolare, io penso, alle politiche del Mezzogiorno. Ci sarà qualcuno del governo domani o no? Questo non lo sappiamo, non li abbiamo invitati. Se ci saranno faremo una discussione, proveremo a dare un contributo, idee per le iniziative che il governo deve assumere. Se non ci saranno perderanno, hanno perso l'occasione. Ma stasera dovrà stare Emiliano a questa conferenza? Non c'è impegnato perché fa l'assessore all'agricoltura e ha un tema che è quello della xylella, che domani vediamo l'incontro, dopodomani l'incontro a Roma per affrontare questo fenomeno che crea grande disagio nel territorio, quindi diciamo che giustifica. Nel derby con la Landini tu chi vuoi? Non è una partita di pallone.